Ok, siamo come ultimo ospite ad Alfredo, non per importanza però. Allora, Alfredo De Cambio è molto intenso, ha scritto oltre 100 libri e manca un background come sviluppato. Il mio critico giornalista sul Telefono di 2022 e co-fondatore della Santa Poca Terra. Ha sviluppato insieme ad Antonella Tagliente il gioco ufficiale del Montes Caimbi. Ok, Alfredo, raccontaci come è nata questa idea e se hai aneddoti o curiosità in merito. Certo, grazie a tutti, io sono Alfredo De Cambio, CTO della startup Pokémon Tech. E come potete vedere, questo è Kind Hero, il videogioco ufficiale del Montfest che è stato realizzato grazie alla collaborazione degli artisti locali, sia voi pugliesi ma anche pugliesi. Infatti, come potete vedere anche dal logo e dallo sfondo, è stato tutto realizzato grazie agli artisti. E qua vi faccio vedere, queste sono alcune delle grafiche del videogioco che qualsiasi persona potrà giocare. Ricordiamo che è un videogioco gratuito e se voi vedete le grafiche sono sia grafiche originali che hanno realizzato gli artisti, sia delle fan art dei nostri personaggi preferiti degli eroi. Infatti possiamo vedere Iron Man, Spider-Man e così via. Tutti questi sono delle presentazioni delle carte che andiamo a vedere. Questo è la parte iniziale del video game dove si potrà nominare il mio account con la voce di questo video gioco e potremmo vedere la faccia di questo molto semplice di quanto si può rimuovere all'avversario quanto il computer. Questo è stato realizzato anche con le creazioni delle intelligenze artificiali. Il giocatore potrà andare a sfidare l'intelligenza artificiale che contro l'avversario. Infatti, se voi vedete, il gameplay è molto semplice ed è stato volutamente reso semplice anche con i colori. Infatti, se potete vedere i colori, il rosso batte il verde batte il celeste e il celeste batte il rosso. Questo per garantire a tutti che è possibile giocare anche senza leggere tutte le regole del videogioco. Come potete vedere, le carte, ogni carta ha un suo nome e sotto ogni carta c'è il nome dell'artista che l'ha realizzato, perché in questo caso il compito del videogioco è anche quello di promuovere l'arte stessa degli artisti locali, perché ovviamente Okentech, la nostra startup, ha fornito la parte tecnica del videogioco, però l'ha popolato con le grafiche degli artisti locali. Se noi andiamo avanti, la meccanica del gameplay è molto semplice, in quanto a seconda della carta che noi andiamo a lanciare, l'intelligenza artificiale lo stesso risponderà con una carta che noi possiamo solamente prevedere che cosa potrebbe lanciare, e in base alla carta che è stata lanciata possiamo avere o una sconfitta, o un pareggio, oppure una vittoria, perché questo segue il proprio andamento del gameplay del videogioco, perché ovviamente l'intelligenza artificiale, in questo caso è un'intelligenza artificiale reattiva, in base anche a come è stata la partita, può giocare o in maniera più offensiva o in maniera più difensiva. Poi, il videogioco è gratuito e potete anche passare dal nostro stand che troverete nel fatto delle associazioni, che potete anche testare in maniera più approfondita il videogioco. Abbiamo realizzato anche il QR code che potete scansionare, dove ci sono tutte le istruzioni e anche il link per il videogioco direttamente. Quindi ricordiamo che ci sono sia le informazioni più dettagliate del videogioco, sia il videogioco stesso, che chiunque in maniera gratuita può andare a giocare e divertirsi con le grafiche degli artisti che troverà qui in fiera. Perfetto, allora noi facciamo un grande bocca al lupo ad Alfredo e ovviamente ad Antonella per il successo di Kind Hero, e volevo anche ringraziare il moderatore di fiducia Dalla che per avermi accompagnato in questo primo talk, e passerei sul primo talk per quanto riguarda il disegno. Pregherei agli ospiti di venire qui.